Beh, siamo alle porte di una situazione di criticità, siamo alle porte di una situazione di allerta caldo, intenso. Io lo so che tutti quanti vogliamo la bella stagione, l'estate, ma in questo momento siamo alle porte di qualcosa che va oltre la classica estate mediterranea, italica e ovviamente abruzzese. L'alta pressione di matrice subtropicale tenderà a ruotare dal Nord Africa verso l'Italia. Questa rotazione porterà l'aria particolarmente calda, molto rovente, già di per sé in quota nella libera atmosfera. Pensate, arriveranno dei valori attorno ai più 28, più 30 gradi verso l'Italia, ma quest'aria così rovente si caricherà di umidità nel corso del suo tragitto proprio nel cuore del Mar Mediterraneo, e quindi arriva un caldo molto intenso, rovente appunto, ma carico di umidità. Quindi un caldo non torrido, ma bensì afoso, e qui sta la criticità. Quindi prepariamoci già dal corso di questo weekend a, diciamo, a boccheggiare già nella giornata di sabato, a parte il bel tempo, temperature già in sensibile aumento. Domenica già sarà una prima giornata particolarmente critica, sempre bel tempo, sempre tanto sole, poco vento e mari generalmente calmi o poco mossi, ma l'attenzione deve essere focalizzata tra l'inizio e la metà, la prima metà della prossima settimana, quindi tra lunedì, martedì e mercoledì. Questi saranno 3 giorni particolarmente critici per la nostra regione, perché arriverà il caldo afoso, ma il caldo intenso afoso. Vi ho parlato delle temperature in quota nella libera atmosfera. Queste si trasformeranno al suolo con picchi estremi in molte località abruzzesi tra lunedì, martedì e mercoledì, attorno ed oltre più 40 gradi. Io direi 40, 41, 42 gradi, ma non escluderei assolutamente che la colonnina di Mercurio possa toccare anche i 43 gradi se non superate. Il problema è che oltre a queste temperature c'è un alto tasso di umidità. E allora la parola d'ordine deve essere quella della prevenzione. Prevenzione assoluta, abbiamo ancora un paio di giorni per prepararci, ma occhio, massima attenzione ai bambini e alle persone anziane, che sono, diciamo, è la fascia d'età più a rischio, ma poi ovviamente alle varie patologie, quindi ai malati, diciamo, di patologie respiratorie, così come cardiovascolari. Insomma, è una situazione di criticità, e allora assolutamente non possiamo che fare prevenzione e farci trovare pronti.